il pane è il re della tavola e tutto il resto è solo la corte che lo circonda. Così diceva Louis Broomfield. Quella del pane è una storia secolare, ricca di sapienza, di poesia, d'arte e di fede. Abbraccia l'intera evoluzione del genere umano. Dal giorno ormai lontano in cui i nostri antenati si stupirono per la simmetria dei chicchi sulla spiga, fino ad oggi. Il pane lo si ritrova, nelle sue mille varietà, anche in molte opere d'arte, dall'antico Egitto alla pop art. Il pane dunque è simbolo culturale, religioso, segno patrimoniale e culturale di tutto il mondo, delle molteplicità dei diversi popoli che abitano la terra, ognuno con il proprio credo, la propria usanza e tradizione. Da sempre il pane ha ricevuto molte attenzioni, sia per la sua importanza alimentare che per il suo valore simbolico. I nostri anziani ci hanno insegnato a non buttarlo mai, dando così vita anche a pietanze a base di pane riciclato. Buttarlo significava non avere rispetto del cibo quotidiano più importante che l'uomo aveva, quasi un sacrilegio, data l'importanza che ricopre all'interno di qualche fede religiosa. Il pane è stato da sempre l'elemento principale dell'alimentazione campagnola. Un rito importante, perché il pane non doveva mai mancare ed anzi molto spesso era l'unica alimentazione. Era mangiato condito, abbrustolito, bagnato nel vino. E qui parleremo di pane rigorosamente abruzzese e conosceremo la giovane azienda 3P che nasce nel 2014 nel comune di Turri Valignani ai piedi del Parco della Maiella. Il mantenimento della qualità del prodotto e l'artigianalità sono sempre ai massimi livelli. Inoltre tutto il pane è realizzato in modo professionale e responsabile, cercando di promuovere e valorizzare le risorse del territorio locale. Francesco Morsella è uno dei soci fondatori di questo format, nonché project manager proprio di questo format qui a Montesilvano. Ripercorriamo un po' la storia di questa giovane azienda che nasce nel 2014 con un obiettivo ben preciso. Allora, noi siamo quattro soci, io appunto Francesco, mio fratello Luigi, Gianmaria mio cugino e Domenico l'altro mio cugino. Siamo quasi tutti coetanei dal 78 al 75, io sono il più piccolo di tutti, il più giovane. E diciamo che questa azienda sì è nata nel 2014, ma affonda le radici già nel passato con i nostri genitori, anche perché veniamo dal mondo della grande distribuzione, quindi con i supermercati hanno cominciato i nostri genitori negli anni 70, quindi adesso ci troviamo qui ad aprire questa, chiamiamola rivendita, ma è un po' riduttivo, diciamo, del nostro forno. Quindi dove facciamo pane, pasticceria, ma anche tutto quello che riguarda adesso la caffetteria. Ci siamo allargati, quindi aperitivi, pranzi, colazioni, la mattina dalle 7, quindi fino alla sera alle 21. Francesco, raccontaci questo nuovo format qui a Montesilvano che è ricco di tantissime novità. Allora, innanzitutto si chiama Mercato del Pane. Siamo aperti dalle 7 alle 21 la sera. Noi produciamo pane, quindi siamo un forno, a Turri Valignani abbiamo un bel laboratorio dove produciamo pane e pasticceria, e quindi qui noi riproponiamo tutti i nostri prodotti. Abbiamo abbinato quindi la caffetteria, quindi per le colazioni, aperitivi, ma anche un bel laboratorio a vista per preparare tutte le nostre specialità per la pausa pranzo. Un locale nuovo, un format diciamo che si ispira un po' ai locali diciamo di Milano, però è bello perché porta a Pescara e a Montesilvano nello specifico qualcosa di veramente nuovo e di veramente bello. Ecco, poi parliamo del pane, che è un pane di grande qualità, un pane che attinge poi alle risorse del territorio locale. Sì, allora noi oltre diciamo ai pani tradizionali abbiamo anche
delle tipologie di pani che sono fatte proprio con grani antichi, quindi il grano Senatore Cappelli, che è un grano duro molto particolare coltivato nelle nostre zone, ma anche e soprattutto il grano Solina, che è un pane, noi siamo riusciti a panificare questo grano che è particolarmente difficile, però siamo rimasti veramente soddisfatti perché è un prodotto veramente buono e soprattutto del nostro territorio, diciamolo. Francesco, le tipologie di pane sono tante, descrivicene qualcuna. Allora, le tipologie sono tante, sono quelle tradizionali, quindi diciamo dal casereccio, dal pane tradizionale, ma anche abbiamo una linea di pani regionali, sono quattro, dove abbiamo il pane integrale, che è la nostra punta di diamante, e 100% farina integrale macinata a pietra della Valle Subequana di San Demetrio dei Vestini, quindi dalle nostre parti. Poi abbiamo il grano Senatore Cappelli, il pane fatto con grano di Senatore Cappelli, abbiamo il pane Solina, che è un nostro vanto perché è un pane innanzitutto del nostro territorio ed è nato nel nostro territorio. Sono appunto i pani, gli abbiamo poi dato dei nomi che si ispirano un po' alle nostre popolazioni. E sono appunto l'integrale, va bene, poi abbiamo il Vestino, che è il grano Solina, quello del grano Solina, e il Marruccino, che è il grano Senatore Cappelli. In più abbiamo il pane Peligno, che è la ricetta della tradizione della Valle Peligna, un pane fatto cotto a forno a legna, veramente molto molto buono. Ecco, possiamo dire che qui si celebra praticamente l'Abruzzo e si celebrerà anche poi nelle preparazioni, nei piatti che si potranno consumare qui. Sicuramente sì. Ovviamente i nostri aperitivi, tutto quello che noi proponiamo, hanno come elemento centrale il pane che noi produciamo, ma anche tutti i prodotti che noi vendiamo, a partire dalla pasta, dall'olio, dalle confetture, dai vini, sono tutti prodotti che noi qui vendiamo e che sono tutti ovviamente abruzzesi. Ecco Francesco, è stato difficile mettere a punto queste ricette perché insomma non è roba facile creare il pane, farlo soprattutto con questi grani antichi, con le farine integrali soprattutto. Ovviamente sì, è stata una dura battaglia, perché soprattutto con il grano Solina, Luigi ve lo potrà confermare, il panettiere, mio fratello appunto, abbiamo impiegato un anno per riuscire a panificare con questa farina. Il pane Vestino è stata una sfida, perché fare il pane con grano Solina abruzzese delle nostre montagne è stata un'impresa veramente difficile. E ovviamente noi lo facciamo con lievito madre, però tutte le specifiche ve le lascio fare a chi lo fa. Io lo mangio soltanto e so che è veramente buono, un profumo fantastico. Francesco, in che cosa si differenzia questo format rispetto ad altri? Ce ne sono diversi. Allora, il mercato del pane è un progetto per noi molto molto importante. Non soltanto per il locale, che è molto bello e va bene, ma soprattutto perché noi vogliamo dare a Pescara e soprattutto a Montesilvano l'opportunità di poter mangiare prodotti di qualità. Qualità che non è solo una cosa astratta, qualità che parte dall'origine, perché noi utilizziamo solo materie prime abruzzesi e soprattutto le prendiamo da zero. Quindi sono prodotti sicuramente buoni, sicuramente che si faranno apprezzare. Da tutti i cittadini di Montesilvano e di Pescara appunto. Luigi Morsella è il panettiere, l'artefice del pane qui presso questo panificio meraviglioso 3P, e ci racconti un po' di quanto è stato difficile riuscire a creare il pane con questi grani antichi. Difficilissimo, anche perché io in realtà non è che sono proprio un panettiere di professione né di arte. Sono diventato perché la passione mi ha portato a studiare tanto e a mettere in pratica quello che avevo studiato proprio nell'arte bianca, che è l'arte del pane. I grani antichi sono una ricerca della storia del territorio, sono una ricerca dei produttori più piccolini che si vanno a trovare e si convincono a produrre un grano particolare per farci il pane. È difficile farci il pane perché si deve cercare il miglior modo per poterlo lavorare. Non è facile, ci è voluto tanto tempo per formulare una ricetta sia del pane di Solina, per esempio, che del pane di Senatore Cappelli. Però alla fine il risultato che abbiamo ottenuto è stato, secondo me, soddisfacentissimo. Ovviamente parliamo di una macinatura a pietra. Assolutamente sì, macinatura a pietra,
grano, per esempio quello di Solina, che è proveniente da Capestrano piuttosto che da altri territori, territori del consorzio, di produttori legati al consorzio della Solina di Sulmona. E quindi sì, ottimo prodotto, ottima materia prima. Ecco, possiamo dire che attraverso i vostri prodotti celebriamo l'Abruzzo? Assolutamente, noi siamo abruzzesi, siamo fieri di esserlo e quindi vogliamo portare qui in Abruzzo la nostra abruzzesità e vogliamo portarlo in alto nel mondo, volendo, perché no? Beh, ne abbiamo Abruzzo, sicuramente... Abruzzo first! Ne abbiamo sicuramente tutte le qualità per farlo. Certo, certo, sì, certo. Ce le abbiamo le qualità, le dobbiamo sfruttare e le dobbiamo far conoscere a tutti. È con noi Davide Pezzuto, chef stellato del ristorante D1, che oggi realizzerà qui una ricetta a tema, chiamiamola così. Sì, sì, sono felice di essere qui e di partecipare all'inaugurazione di questa splendida boutique del pane, se la vogliamo chiamare, un mercato vero e proprio del pane, dove ci sono tante tipologie di pane con vari tipi di farina, c'è tanta tecnica, tanto gusto, tanto lavoro ovviamente e tanta qualità. E quando ci sono queste cose di qualità io le sposo benissimo. Ho voluto rimanere in tema, quindi uso il loro pane facendo una bruschetta a modo mio, diciamo. Quindi di pesce con il tonno, che lo marino con un po' di buccia di limone e zenzero, quindi abbastanza leggero. Lo abbino ad un po' di pomodoro spellato e dell'avocado. Ecco, e per terminare un'acidula cipolla caramellata. E quindi questo è tutto, semplice, buono e sfizioso soprattutto, dai! Wanna give you everything. Oh, yeah. Wanna give you everything. Wanna give you everything. Oh, I'm not gonna wait until you're gone. Cause you pretend that you don't need anyone. Can't you see that I'm naked?